Per la rubrica La Buona Terra siamo andati a visitare un agriturismo di frontiera che fa parte della strada del Marrone del Mugello di Marradi. Ci troviamo nell'agriturismo Badia della Valle nel comune di Marradi e sono insieme a Rita che è la proprietaria. Quali sono le vostre peculiarità? Innanzitutto è un ambiente un po' particolare, qui ci troviamo all'interno di una bassia fondata da San Pier Damiani nel 1053, quindi ha una storia molto forte alle spalle e la famiglia di mio marito era proprietaria appunto di una parte di questa bassia e abbiamo deciso nel 2005 di ristrutturarla per adibirla appunto ad agriturismo come un sostegno all'azienda agricola. Questo ambiente un pochino particolare, abbiamo realizzato questa accoglienza per gli ospiti che verranno a trovarci, speriamo numerosi. Certo, ecco, voi siete un luogo, un posto di confine, come vi siete adattati a quelle che sono le normative regionali? Sì, perché è una cosa un po' particolare per un agriturismo che si trova sul confine di due regioni, perché la legge regionale aveva dato un po' delle regole agli agriturismi nell'utilizzo dei prodotti tipici, imponendo l'utilizzo di prodotti esclusivamente toscani. Poi si sono resi conto che effettivamente agriturismi come il nostro, che stanno fra la Romagna e la Toscana, la loro tipicità è quella nell'utilizzo anche di prodotti che vengono da comuni dell'Emilia Romagna, per cui hanno dato questa opportunità di reperire le materie prime da aziende agricole vicine, anche se sono di una regione non della Toscana. Però voi avete anche un'altra caratteristica, voi offrite un certo tipo di accoglienza. Sì, noi abbiamo approfittato sempre di questa nuova legge regionale che dà la possibilità agli agriturismi di realizzare degli spazi particolari per accogliere dei gruppi di ragazzi. Soprattutto sì giovani, gruppi di interesse che vengono a fare, non so, escursioni, gite o trekking culturali. Ma voi fate anche ristorazione? Ristorazione sicuramente, appunto sempre basandosi su questa legge regionale utilizziamo i prodotti locali di aziende, la maggior parte di aziende agricole e si può anche dare ristorazione non più come una volta solo agli ospiti che pernottavano nell'agriturismo ma anche a qualsiasi persona che viene rispettando certamente certe regole di limiti di numero di posti. Ebbene, dopo questo bel giro che abbiamo fatto insieme a Rita, che ringraziamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.